Benvenuti a Teora, comune dell'Alta Irpinia. Ci troviamo esattamente in Campania. Teora, con le sue distese verdi, si scorge in questa meravigliosa vallata come aggrappata alla costola di una collina. Comune d'Europa, vicina alla Basilicata e alla Puglia, Teora è un insieme di culture: la campana, la lucana e la pugliese. Siamo a 670 metri sul livello del mare, un paese in Alta Irpinia dove la peculiarità maggiore è l'accoglienza. Ci sono dei profumi e dei sapori particolari nelle nostre zone. Infatti stiamo decollando col turismo. I prefabbricati post terremoto che servivano per la prima accoglienza, abbiamo fatto un progetto di destinazione d'uso a livello turistico. Infatti abbiamo oltre 250 famiglie nel fine settimana, ma durante tutto l'anno, che vengono chiaramente a trascorrere delle giornate liete per quanto riguarda il fine settimana, e quindi godere il clima salubre dell'Alta Irpinia, di Teora, che ha tante peculiarità dal punto di vista delle tradizioni e per quanto riguarda pure i prodotti tipici locali. Infatti, come vedremo più tardi in questo servizio, Teora ci porterà alla scoperta di una importante antica figura carnevalesca, lo Squacqualacchiun, tipica figura teorese che esce allo scoperto nel giorno di Sant'Antuono, giornata che comunemente apre le festività del carnevale. Ragazzi, tutti pronti? Bravo Tonino! Gli Squacqualacchiun ha riunito contro l'avversi della vita. Sant'Antoni ci ha d'aiutare e contro la mala sorte a Emmaruttà. Sangherate! La nostra comunità si caratterizza molto per la propria storia e per le proprie tradizioni. Noi abbiamo una tradizione che è legata fortemente al carnevale, all'apertura del carnevale che avviene il 17 a Sant'Antuono, Maschere e Suoni, che però per comodità noi abbiamo organizzato il sabato perché possa essere una giornata che possa accogliere molte più persone. Dicevo, questa figura carnevalesca si chiama Gli Squacqualacchiun, che fanno, come dire, simpatia a sentire il loro nome, e che quando li si vede arrivare suscita da un lato divertimento e dall'altro un po' preoccupazione e paura, perché sono abbigliati in maniera molto particolare, sono incappucciati perché loro hanno un'anima ma non un volto, hanno tra le mani un bastone, e ciò fa pensare che ci sia anche, come dire, una similitudine con il simbolo fallico di Dionisio. Somiglia molto come maschera ai mammutones sardi, è qualcosa che incuriosisce e che piace, e la tradizione di questo paese si perde nella notte dei tempi. Non è ben identificato un anno di nascita di questa figura, quindi risale a moltissimi anni fa, e che l'usanza è che il giorno di Sant'Antuono, al calar del sole, per le strade del paese arriva questa maschera in gruppo, che si avvisa nell'arrivare con rumore di campanacci, con rumore di catene, e che bussa alle case dei concittadini perché le persone che li accolgono diano loro qualcosa. Tant'è vero che si pensa che l'arrivo degli squacqualacchioni sia anche benaugurante, perché il periodo è legato a quello dei maiali e quindi della produzione, e i contadini pensavano che l'arrivo dello squacqualacchione scacciasse il malocchio e portasse bene per la resa del loro lavoro.
ci perdiamo nei vicoli di Teora, nelle strette vie che hanno tanto di nuovo e che, come tante ferite, sembrano far riaffiorare alla mente il ricordo doloroso di quella giornata del 23 novembre 1980, quando alle 19.35 la terra trema fortemente e senza pietà rade quasi completamente al suolo Teora. La distruzione, il dolore e la tristezza causati da questo momento viene ricordato ancora oggi. Sulla piazza principale, piazza 20 settembre, infatti, l'orologio della ricostruzione segna l'ora del disastro. Vi do il benvenuto su questa piazza bellissima che si affaccia sulla Valle dell'Ofanto, che rappresenta per noi teoresi il fiore all'occhiello di questa comunità. Da questa piazza, il 29 agosto 1936, Badoglio e Vittorio Emanuele III hanno assistito alle grandi manovre. Da questo il vezzo di noi teoresi di dire, quando giriamo per il mondo, Teora è stato capitale d'Italia per un giorno, in quanto lo Stato Maggiore era tutto qua. Questa piazza ebbe notevole importanza come punto strategico di osservazione, tanto che il 29 agosto 1936 il generale Badoglio e il re Vittorio Emanuele III, rappresentando lo Stato Maggiore, fecero di Teora capitale d'Italia per poche ore. La via principale ci porta fino ai resti della chiesa madre, di cui giungono fino a noi solo alcune parti frammentate, quale l'abside e l'interno suddiviso in tre navate, come si può notare dai ceppi delle colonne. La chiesa si affaccia imponente sull'ampia vallata e il colore giallastro delle sue pietre contrasta con questo cielo meravigliosamente azzurro. Da questo punto, inoltre, si può scorgere la via che solca il centro storico, comunemente chiamata in dialetto teorese Arreti Sant. Lasciamo la chiesa per dirigerci verso uno dei portali.